Grazie all'app Cooking Center sarà possibile utilizzare il Bimby Sensor con modelli di bimbi diversi dal TM6, ma solo ed esclusivamente in modalità manuale. E tramite il caricatore, il Bimby Sensor si collegherà al cellulare in modalità Bluetooth. Una funzione molto importante del Bimby Sensor è quella di potersi collegare a un'app. Come collegare il Bimby Sensor all'app Cooking Center? Per installare l'app Cooking Center, sia dall'App Store che da Google Play Store, basterà inquadrare il QR code che vi faremo vedere. Oppure sarà possibile andare direttamente nell'App Store o nel Google Play Store e cercare l'app Cooking Center. Una volta trovata, selezionare Installa. Dopo aver cliccato su Installa, attendiamo che si completi l'installazione e successivamente cliccheremo su Apri. A questo punto aggiungeremo il sensor. Attiviamo il Bluetooth e consentiamo le notifiche per il Bimby Sensor. Cliccando su Avanti ci si aprirà il menu che ci illustrerà alcune indicazioni in merito all'utilizzo del Bimby Sensor. L'installazione è quasi terminata, ricordiamoci di aprire il caricatore ed estrarre la sonda di modo tale che il Bluetooth potrà rilevare il caricatore. Come dal display del TM6 potremmo gestire manualmente tutte le varie funzioni, quindi potremmo selezionare manualmente i tempi di cottura oppure gestire quelli preimpostati. Sempre dall'app potremmo gestire manualmente il tipo di cottura di una carne, decidendo se avere una cottura preimpostata oppure impostando noi direttamente la temperatura. La sonda è fatta di una struttura in acciaio inossidabile e di una struttura in ceramica di colore scuro. Durante la cottura, la sonda trasmetterà costantemente i dati al Bimby TM6 e all'app Cooking Center. Il caricatore ha la funzione di ripetitore e amplificatore di segnale. Proprio per questo motivo il caricatore durante le cotture dovrà essere posizionato a una distanza massima di 1 metro dalla sonda. Nel retro del caricatore sono presenti 2 magneti che consentono di attaccare il caricatore allo sportello del forno. Bimby Sensor è dotato di 2 sensori. Un sensore che misurerà la temperatura interna degli alimenti e si trova tra la punta e un terzo della sonda. Esso rileverà la temperatura sino a un massimo di 100 gradi e dovrà essere posizionato possibilmente al centro degli alimenti. Nella sonda quasi al centro, non so se riuscite a vederla, è presente una tacca di riferimento che dovrà essere inserita all'interno degli alimenti per garantire una corretta rilevazione della temperatura. Per impasti o preparati che durante la cottura lieviteranno, la tacca di riferimento non dovrà essere necessariamente inserita all'interno degli impasti. L'altro sensore, che si trova tra la parte in ceramica e quella metallica, quindi su per giù in questa parte, rileverà la temperatura esterna dell'ambiente di cottura, sino a un massimo di 275 gradi. Per cotture di filetti di carne o di pesce, lo spessore ottimale degli alimenti dovrà essere almeno di 2 cm. Per le cotture in forno di alcuni preparati tipo impasti morbidi o quasi liquidi, dove la sonda non riuscirebbe a stare in posizione corretta, perché non avrebbe ancoraggio e quindi cadrebbe, si dovrà utilizzare il supporto del sensor che si trova nella parte bassa del caricatore, che è questo qui. E questo supporto consentirà alla sonda di stare in posizione corretta.
Il supporto ha due fori, un foro A e un foro B. Il foro A consentirà alla sonda una maggiore inclinazione rispetto al foro B. Quindi, inserendo la sonda nel foro A, avremmo questo risultato, questa maggiore ampiezza. Inserendo la sonda nel foro B, l'angolazione sarà notevolmente minore. In una tipica teglia per torte con apertura a cerniera, andremo a posizionare sul bordo della teglia il nostro supporto e, mettendo dal lato interno il foro A, andremo a inserire la sonda. È importante che la punta della sonda non tocchi mai il fondo della teglia. È inoltre importante sapere che il supporto potrà essere utilizzato con temperature di cottura non superiore ai 220 gradi. Per le preparazioni che lieviteranno, la profondità della sonda potrebbe variare. Secondo le indicazioni della Forwerk, è inconsigliabile inserire la sonda fino alla metà della distanza che c'è tra la punta e la tacca di riferimento. In questo caso, la tacca di riferimento all'inizio della cottura sarà visibile perché la sonda non sarà immersa completamente nell'impasto. Durante la cottura il cibo lieviterà e andrà a coprire interamente la tacca di riferimento. Come posizionare la sonda? Principalmente negli arrosti, inserite la sonda in diagonale dall'alto. Nelle bistecche inserite la sonda da uno dei lati in maniera orizzontale. Per tagli di carne in cui è presente l'osso, assicuratevi che la sonda non tocchi l'osso. Nel pollo e in altri volatili interi inserite la sonda nella parte più spessa del petto, facendo attenzione che non tocchi le ossa. Per petti di volatile inserire orizzontalmente nella parte più spessa del petto. Per altri tagli con le ossa, assicurarsi che la sonda non tocchi le ossa. Per i pesci interi, inserire la sonda nella parte più spessa, evitando che la sonda tocchi la spine o altre parti dello scheletro. Per i filetti, inserire la sonda orizzontalmente nella parte più spessa. Ricordiamo che prima di pulire la sonda e o il supporto, dopo averli utilizzati, lasciare che si raffreddino del tutto. Successivamente pulirli con acqua e detergente per i piatti dopo ogni utilizzo. Non utilizzare per la pulizia detergenti a base di alcol, ammoniaca, benzene o abrasivi, perché possono rovinare la sonda o il supporto. Consigliamo di non immergere la sonda in acqua per lunghi periodi e di assicurarsi sempre che la sonda e il supporto siano perfettamente asciutti prima di riporli nel caricatore. Ricordiamo che è importantissimo rimuovere la sonda dagli alimenti solo ed esclusivamente indossando o un guanto per forno o una presina da cucina, proprio per evitare che ci si scotti. Non è possibile utilizzare il Bimby Sensor nella pentola a pressione e neanche nel forno a microonde. È possibile sostituire autonomamente la batteria del caricatore con una nuova batteria di tipo mini stilo ed è possibile usare la sonda del Bimby Sensor in forno, in padella, sulla griglia per fornelli, sul barbecue, ma facendo sempre attenzione che la sonda non entri in contatto con la fiamma libera. Bimby Sensor, grazie e alla prossima ricetta!